Grande partecipazione alla mobilitazione della CISL su fisco, salari, pensioni e rilancio del Mezzogiorno. Il seminario CISL sulla riforma della cittadinanza, i processi di integrazione e coesione sociale per gli immigrati. Le rivendicazioni fiscali della categoria, in un documento il pacchetto di richieste al governo e al Parlamento. A Genova ha siglato l'accordo con la Coop Liguria. Nell'approfondimento le iniziative del Centro Sportivo Italiano descritte dal Monsignor Claudio Paganini, consulente ecclesiastico nazionale del CSI. Bentornati al TG Lab. È partito il 27 novembre scorso la grande mobilitazione della CISL in tutta Italia per chiedere al governo un nuovo patto fiscale e per sostenere il rilancio del Mezzogiorno. Nel nostro servizio i dettagli della partecipazione romana. Diminuzione delle aliquote fiscali per lavoratori e pensionati, un nuovo assegno familiare, detassazione dei premi di secondo livello, incentivi per le aziende virtuose, applicazione dell'aliquota del 20% sulle rendite finanziarie e sugli interessi dei depositi bancari. Sono queste le rivendicazioni della CISL per fare fronte alla crisi che ha investito il Paese e per valorizzare le famiglie italiane. Grande adesione all'iniziativa della CISL romana in previsione della mobilitazione nazionale del 15 dicembre. Una riforma del sistema del prelievo fiscale e una defiscalizzazione del salario di produttività possa portare alle famiglie italiane una maggiore possibilità di consumi, di spesa, perché siamo convinti che attraverso il rilancio dei consumi si rilancia l'economia. Questa nuova dimensione della famiglia, che è vista un po' come una risorsa ormai, che deve essere utilizzata per rimettere in moto il meccanismo dello sviluppo e della tutela. In queste iniziative noi crediamo e siamo consapevoli che è una necessità per i nostri settori assolutamente irrinunciabile. Occorrerà riformarlo e riformarlo presto, perché se non si riforma presto questo sistema continuerà a creare grandi difficoltà e dalle grandi difficoltà non si uscirà con lo sviluppo che tutti si aspettano. E la CISL è intervenuta anche in merito alla riforma delle norme sulla cittadinanza in un seminario svoltosi a Roma nei giorni scorsi, organizzato insieme all'ANOLF e all'INAS, confermando l'impegno in materia di diritti e doveri degli immigrati che lavorano nel nostro paese. Le proposte cisline, illustrate dal segretario confederale Liliano Cimin e commentate dal segretario nazionale Rosetta Raso. Oggi è necessario prendere atto che il tessuto sociale italiano si è profondamente modificato. Per la prima volta vi è una equiparazione tra 4 milioni di cittadini immigrati presenti sul territorio italiano e 4 milioni di emigranti all'estero. Il diritto di cittadinanza dei minori nati sul territorio italiano da genitori stranieri oppure di coloro che giungono in tenere età deve essere riconosciuto, perché esse condividono lingua, cultura, valori, tradizioni, costumi e senso di appartenenza. Riconoscerli. Il diritto alla cittadinanza italiana è il primo passo fondamentale per garantire pari opportunità ai minori stranieri e ai conseguentemente alle loro famiglie. Per quanto riguarda la naturalizzazione della cittadinanza italiana per gli stranieri adulti e residenti sul territorio, è necessario opporre sicuramente anche lì una modifica alla legge che tenga conto che gli attuali meccanismi di valutazione e i requisiti richiesti insieme alle lungaggini procedurali sono da superare, e per farlo si deve tenere in considerazione proprio la centralità della persona, e in tal senso tale procedimento non può essere meramente numerico né standardizzato nella temporaneità. Importante che il riconoscimento non sia un provvedimento di concessione, ma sia invece un percorso formativo del processo di integrazione, un'integrazione che è sociale, culturale, civile. Quindi cambia completamente l'approccio, riconoscimento della cittadinanza come integrazione dell'immigrato alla vita del paese, con una partecipazione attiva dove si riconoscono diritti fondamentali ma anche doveri. Le organizzazioni sindacali Fisascat CISL, Ultux UIL, UGL, USARCI, FIARC e FNARC hanno presentato a Roma le rivendicazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio. I contenuti del documento unitario nel servizio di Paola Mele.
Sono oltre 250.000 gli agenti e rappresentanti di commercio italiani per i quali le organizzazioni sindacali chiedono al governo e alle commissioni parlamentari competenti una urgente revisione della fiscalità. Il settore è stato pesantemente colpito dalla crisi economica. In seguito al calo dei consumi registrato nel 2008, gli ordini sono diminuiti del 25% e, come se non bastasse, per questi lavoratori autonomi non sono previste forme di ammortizzatori sociali. In particolare, gli interventi richiesti riguardano la deducibilità della spesa di acquisto delle autovetture, la sterilizzazione degli studi di settore, l'estensione alla categoria dei contributi all'aggregazione e la riduzione dei contributi INPS all'inizio dell'attività. La conferenza di oggi aveva un obiettivo prioritario, quello di dare finalmente una visibilità alla categoria degli agenti e conseguentemente ai problemi che gli agenti hanno, quelli storici e quelli più vicini a noi, quelli di tipo congiunturale. Io ho molto apprezzato lo sforzo unitario dei sindacati, credo che adesso ci sia una buona base di discussione, i temi sono all'attenzione del governo e della commissione, alcune cose forse riusciremo anche a sistemarle nel prossimo provvedimento di manutenzione fiscale che sarà fatto, altre dovranno aspettare che l'economia cominci ad andare un po' meglio. Oggi ci siamo qui riuniti e abbiamo presentato finalmente un documento ufficiale su tutte le richieste fiscali che gravano sulla categoria. La prima e principale è quella dell'autovettura, la cui deducibilità dei costi è ancora ferma al 98. Poi gli studi di settore, che per noi sono una cosa in più, in quanto tutto il nostro fatturato è alla luce del sole, dipendendo noi dalle case mandanti. E poi anche vedere in questi tempi di crisi se è possibile riottenere la riduzione dei contributi INPS per i primi due anni o tre anni di attività. E se non riusciamo ad avere un qualche cosa di vantaggio dal punto di vista fiscale, è chiaro che non riusciremo mai ad investire sulla nostra professione. Sono pienamente d'accordo con le proposte che hanno detto all'interno della conferenza stampa, in particolar modo per quanto riguarda l'IRAP e la deducibilità dell'auto al 100%, perché comunque come categoria abbiamo la necessità che vengano approvati questi due punti in particolar modo. Per il resto mi è sembrato, avuto un ottimo impatto, soprattutto per il fatto che comunque ho notato molta unità all'interno delle varie organizzazioni, e questo sicuramente ci aiuterà a noi agenti di commercio a risolvere le problematiche che abbiamo. E ancora un successo della contrattazione integrativa. A Genova ha siglato l'accordo con Coop Liguria. I punti principali dell'intesa, che riguarda oltre 1.800 dipendenti, illustrati dal segretario generale Fisascat CISL Liguria, Luca Maestri Pieri. È stato firmato l'integrativo aziendale della Coop Liguria divisione supermercati. Tutte le previsioni pattuite rivestono particolare importanza, ne cito alcune, ad esempio nel capitolo delle cosiddette questioni sociali, la cura dei figli e l'attenzione ai familiari portatori di handicap sono aspetti su cui abbiamo lavorato con misure ad hoc. E poi ancora la regolamentazione di un fondo di solidarietà e l'anticipazione integrale del TFR sarà indirizzato a sostenere il reddito di chi supera il periodo di comporto per malattia. Anche in ragione dell'attuale contesto economico riguardano l'impegno ad attivare 80 nuovi contratti a tempo indeterminato e nuovi consolidamenti d'orario che saranno conseguiti entro i prossimi 12 mesi. Anche l'apprendistato viene migliorato con la riduzione della permanenza al sesto livello, mentre l'istituto delle pause retribuite, seppur rivisitato, viene sostanzialmente salvaguardato. Per quanto concerne il salario, viene stabilito un nuovo sistema premiale legato a variabili diversificate, mentre invece i valori tabellari del premio di flessibilità vengono innalzati sensibilmente. Il premio connesso alle prestazioni domenicali, che è un altro aspetto importante, sostituirà la maggiorazione straordinaria aggiuntiva per quel tipo di prestazioni. Per il risultato raggiunto, anche per l'impegno delle nostre strutture territoriali, è motivo di netta soddisfazione per la Fisascat della Liguria, perché si tratta di un buon contratto in tempo di crisi. Contratto delle aziende ortofrutticole da agrumarie, sottoscritto il rinnovo per gli oltre 25.000 addetti del settore. Tra i principali contenuti, il periodo di vigenza dell'intesa fino al 31 dicembre 2010, stabilita una quota una tantum di 100 euro con le spettanze del mese di ottobre a titolo di indennità di vacanza contrattuale, e l'aumento a regime del sesto livello pari a 65 euro.
Carrefour al via le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per i 26.000 dipendenti dell'azienda della grande distribuzione. Stabilito un fitto calendario di incontri a partire dal 9 novembre prossimo. Le segreterie nazionali Fisascat, Filcams e Wiltux saranno coadiuvate da una delegazione composta da 140 rappresentanti delle strutture regionali e territoriali. Tributi Italia, il Ministero dell'Economia ha sospeso la società dall'albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione tributi in seguito agli accertati debiti contratti nei confronti di diversi comuni per circa 89 milioni di euro. Mercoledì 9 dicembre le organizzazioni sindacali svolgeranno un presidio davanti la sede del Dicastero per sostenere 1.200 lavoratori coinvolti dalla grave crisi occupazionale. Eurocad, si è svolto il terzo congresso del Consiglio dei quadri e dei manager europei, rappresentativo di oltre 5 milioni di alte professionalità della finanza e dell'industria. Tra i principali argomenti discussi, il ruolo dei quadri e dei manager nell'applicazione della responsabilità sociale d'impresa ed il censimento delle qualifiche professionali e dei diplomi per una mobilità europea. Il congresso ha eletto i 30 componenti del comitato esecutivo, tra cui la Fisascat CISL in rappresentanza di EFFAT, il Sindacato Europeo dell'Agricoltura, Alimentazione e Turismo.